tanta, tantissima paura, ingenti i danni. Alcune suore sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per un principio di intossicazione, ma per fortuna, quando l'incendio è divampato intorno alle 7 del mattino, le religiose erano già tutte sveglie e soprattutto non c'erano bambini. Sfiorata la tragedia, l'Istituto Filippo Smaldone in via Gian Matteo a Lecce, struttura che ospita scuola materna e scuola elementare. Le fiamme si sono sprigionate da uno dei due presepi allestiti al piano terra dell'edificio. Un cortocircuito delle lucine sistemate per gli addobbi natalizi ha causato il rogo. Il denso fumo attraverso la tromba delle scale ha raggiunto velocemente i piani superiori, dove oltre alle aule ci sono anche gli alloggi delle suore. E si è temuto il peggio per la vita di alcune consorelle che, costrette sulle sedie a rotelle, hanno avuto difficoltà a raggiungere le uscite di sicurezza. È stato paura perché c'erano delle sorelle disabili che stavano nelle stanze. Sì. Che però per fortuna non hanno avuto nessun problema. Nessuno. Tutto a posto, tutto grazie a Dio. C'è stato un enorme spavento, non dovuto all'incendio quanto al fumo, sostanzialmente a questo. Poi tutto è successo alle ore 7.15, 7.30, quindi c'erano delle attività interne solo dovute all'attività delle consorelle. La colonna di fumo è stata notata anche dall'esterno. I soccorsi sono stati immediati. Tre autobotti dei vigili del fuoco di Lecce hanno raggiunto la scuola per eseguire tutte le operazioni necessarie per mettere in salvo innanzitutto le persone presenti e poi per ristabilire la sicurezza negli ambienti. Sul posto anche polizia, carabinieri e il 118. Ovviamente sono state rinviate le attività scolastiche, anche se come ultimo giorno prima delle vacanze di Natale erano previsti soltanto alcuni laboratori con i più piccini.